Cambiamo argomento, parliamo di arte, di cultura, di un pittore. In giorni in cui la Casa Reale Britannica fa parlare di sé per il futuro erede al trono che nascerà da Kate e William, un grande artista piemontese, Alberto Lanteri, è sbarcato al Buckingham Palace con la sua opera sulla regina Elisabetta. Scopriamo come e perché grazie all'intervista fatta nel suo studio di Torino dalla collega Clara Vercelli. Siccome sono un patito della regina fin da quando ero piccolo, ho pensato per il giubileo di diamante della regina, cioè i 60 anni di regno, di creare quest'opera. Per cui ho ritratto Sua Maestà in un modo un po' particolare comunque, cioè il ritratto è molto classico, quindi molto, molto realistico, però poi diciamo che la corona, i gioielli, gli orecchini sono un po' diversi, cioè sono diciamo più pop, è una regina un po' pop, ecco, come l'ho interpretata io, anche perché io trovo che sia una regina che anche se ha i suoi 86 anni è una persona molto spiritosa, è molto avanzata nei tempi, cioè non è assolutamente vero quello che si crede che sia una vecchia regina con una mentalità retrograda, assolutamente no, ha delle regole, è una regina e quello deve fare, però è una persona molto scherzosa e molto divertente, io allora ho pensato di interpretarla in questo modo. Ecco. E fin qui va tutto bene. E fin qua va tutto bene. Però poi cos'è capitato? Che questo quadro è stato visto da alcuni collaboratori della regina. Sì. Elisabetta, e che l'hanno fatto vedere alla stessa e alla regina è piaciuto. Sì, infatti è stato così, il quadro era stato visto da dei collaboratori della regina, poi dopo alcuni scambi di lettere per informarsi di come fare per spedire l'opera, tutto come si svolgono le cose. Ho spedito l'opera alla regina, infatti è lei personalmente che ha chiesto di averla perché le era piaciuta molto, soprattutto come io l'avevo interpretata, e così finalmente un mio quadro è andato alla Royal Collection della regina Elisabetta Buckingham Palace. Sono stato anche molto contento perché comunque siamo solo due artisti italiani che hanno i quadri della regina Elisabetta a Londra, il mio maestro che è stato Pietro Annigoni e io, per me è un onore comunque. Beh, questa è una grande soddisfazione, sì. Ma insomma quando è arrivata questa lettera che cosa ha provato in quel momento? Una grande soddisfazione, ero molto contento, molto, molto allegro, anche perché io questo quadro l'ho fatto veramente con sentimento nei confronti della regina e la fortuna ha voluto che questo quadro finalmente prendesse l'aereo e andasse nella residenza della regina, ma sono stato molto contento. Allora, che tecnica è stata utilizzata? Quanto è grande? Sì, no, ma non è molto grande, è un 50-70, è un olio su tela, quindi una tecnica molto classica che io uso per tutte le mie opere e basta, ecco, tutto lì. Allora, adesso cosa c'è nel domani del maestro Lanteri? Che cosa sta lavorando? Boh, adesso sto lavorando dei quadri, non dei ritratti ultimamente. Ne ho fatto uno per un personaggio che incontrerò più avanti, ma per il momento non dico niente. Adesso sto lavorando queste opere che vedete, questi nuovi quadri con queste biglie colorate, questi animali, galline, conigli. Quella verrà una pantera d'oro. Ah, quello è in lavorazione. In lavorazione. Sì. Sempre cercando di mantenere un ritmo sempre incalzante nelle mie opere e poi soprattutto cercando sempre di cambiare, cioè di trasformarmi. Infatti sto usando dei colori ancora più forti. Ci sono dei quadri che qua non si vedono, ma sono molto più concettuali come discorso, che vedremo in futuro comunque. Ecco, questo è quello che io sto facendo adesso, oltre ai ritratti. Complimenti sicuramente a Lanteri che ci ha dato un'immagine anche della regina Elisabetta che ben si confà ad esempio all'immagine che la stessa Elisabetta ha mostrato durante l'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Londra 2012. Ora invece